Ferro e argilla, il percorso artistico dell'artista Ettore Nicotra. Normalmente, come autore, faccio difficoltà a considerarmi un artista, mi esprimo più con l'opera che con le parole, lasciando ovviamente al pubblico di recepire di tutto quello che vuole, anche perché non ritengo di avere in realtà niente da dire, nessun messaggio da comunicare, cioè queste opere qui sono solo il risultato della mia passione al limite delle mie tranquille ossessioni, che chiamo sfogo mettendo proprio le mani sulla materia. Volendo dire qualche cosa su queste opere centrali. Come nasce il progetto? Il progetto appunto di questa mostra. Il progetto di questa mostra nasce dal fatto che negli anni si sono raccolte sufficientemente, ho tante opere, ce n'era per fare una mostra, qui tutto sommato è una cernita di opere fatte, è una sintesi. Una sintesi, e perciò c'era questo spazio che è bellissimo, sarebbe ancora più bello se le autorità lo sfruttassero al meglio, però anche noi autori cerchiamo di approfittarne più che possiamo. Queste opere sono due terrecotte, sono le più antiche perché sono tornate intorno al 2005-2006. Sono opere che mi hanno dato grande difficoltà perché la terracotta è semplice fino a che si fanno i portaceneri o delle statuine. Quando l'opera cresce, in generale ha la tendenza a crollare su se stessa per il peso. Sono, chiamiamole così, due figure regali messe su questi alti scranni, anzi erano state pensate fin dall'origine di essere messe su questi troni un po' malmessi, un po' traballanti, forse dare l'idea, però non pensate all'origine, così lo sto inventando in questo momento, di una forma di potere forse aulico che si sta perdendo con i nuovi poteri che stanno arrivando a dominare il mondo. Come nasce questa sintesi appunto fra l'argilla e il ferro? Non saprei spiegarlo esattamente, perché ovviamente l'argilla è la prima materia che qualunque scultore maneggia, perché è proprio la materia primordiale, la materia che perciò dà proprio, c'è una sensazione quasi fisica della creazione. Il ferro, cioè volendo trattare alcuni temi, cioè i temi poi mi vengono da una cultura generale figurativa, non sono mai pensati a freddo. Cioè, c'è stato un recupero di materiale ferroso, soprattutto in discariche, e soprattutto di origine ferroviaria, che mi hanno dato delle idee. E piano piano, una volta uno, un pezzo l'altro, sono nate le sculture in ferro che ovviamente si prestano ai guerrieri, a queste figure di potere, no? Queste sono statue fatte intorno al 2009-2010. L'idea base viene da questi pezzi di cui ho tratto bene, che sono in realtà degli scarti ferroviari che servono per tendere i cavi. Dico, oh, che strana forma. Proviamo a farci. E perciò ci sono queste figure che sono, diciamo, un piccolo concentrato di quella che è la violenza dell'uomo, della guerra, del soldato. Però, ripeto, questi sono pensieri che vengono successivamente, non sono antecedenti all'opera. Ci ricordano un attimino il periodo omerico, mi rifaccio all'Iliade, all'Odissea. Sì, sì, assolutamente, possono essere, io li ho intitolati gli Spartani, bene, anche gli Achei, sono eroi greci classici. Sempre in questa tematica ci sono queste figure, sempre che sono... Questa è coronata, ma in realtà
ha in mano lo straccio di Ponzio Pilato, questo sì. L'ho intitolato il proconsole, avevo in mente la figura di Ponzio Pilato che senava le mani, che sono appunto le nuove figure di potere che si contrappongono alle altre sculture oramai decadenti. E poi ci sono quelle altre figure di contorno, che sono questi angeli, che sono... Questi angeli appunto alati, e poi abbiamo queste ali in contraltare di un colore e di una materia diversa. Sì, dalla sì, io parlo tentativo di due materie, anche sono fatte in rame sbalzato e battuto. Come vedete questi angeli qui, cerco di risolvere il problema teologico del sesso degli angeli facendo degli angeli ermafroditi. E così c'è la composizione dei due sessi. In anni relativamente più recenti però ci sono queste figure che sono delle metamorfose, delle grigie, delle figure delle divinità dei boschi, con questa ramificazione. Il colore ottenuto bagnando la statua, non dipingendola, ma bagnandola nel verde rame, cioè così viene una colorazione verde-azzurra ma casuale, e che tutto sommato trovo gradevole perché alleggerisce il peso. Sì. Perché questo colore così aereo alleggerisce il peso della scultura, che è sempre un pezzo pesante. Tutto sommato ha una presenza fisica. E questo diciamo è il pezzo più recente, che è Orlando Paladino di Carlo Martello, che forse suona suona il corno a modi di sveglio cioè contro i nuovi poteri che stanno sorgendo. Almeno, però ripeto, queste sono sempre considerazioni che ho fatto a mostra finita, cioè non sono nate con queste idee. Cioè io non ho un preconcetto quando creo una scultura, cioè penso solo al mio piacere e al mio divertimento. Lo stato dell'arte ad oggi, un pensiero appunto su questo? Secondo me lo stato dell'arte è quello che io un po' rimprovero a tanti giovani artisti, che scelgono la strada delle strade troppo facili. Queste tutto sommato sono le strade classiche dell'arte, chiedono un impegno, la scultura un impegno anche fisico, cioè che come diceva Arturo Martini, uno scultore deve essere un atleta per poter realizzare mente e muscoli, le doppie sì. M, sì, sì, no, sì, delle sì. Due M. E mentre invece vedo, cioè, quello che rimprovero è la facilità di esecuzione con materiali di nessun impegno. Ecco. Oggi va, ma già da un po' di tempo, ma il materiale di risulta, ora tutto è buono, dal famoso treno di gomme di pneumatici, un materiale di scarto, quello quotidiano, per arrivare poi all'impegno invece più di spessore, quello può essere materiale di ferro ex bellico, che diventa sempre più difficile la reperibilità. Poi arriviamo al materiale ferroviario, il suo materiale. Che è un materiale che è sempre ferro di risulta, però cioè, viene lavorato, perché addirittura io ho a disposizione una forgia, perché per piegare i pezzi pesanti bisogna martellarli sull'incudine a caldo. Perciò voglio dire, un'opera di ferro deve essere lavorata in ogni piccola singola parte, poi dopo assemblata con i saldatori, eccetera. Così questo che mi dà piacere e soddisfazione. Le istituzioni le sono state vicino in questo suo progetto? Le istituzioni mi hanno offerto questa sala e poi mi hanno detto se ne facci. Però è già sempre meglio che niente. Grazie, grazie per essere. Grazie, grazie tanto.